Ciao a tutti, bentornati sul canale YouTube di Easy Harp. Io sono Paolo De Monti, sono un armonicista, nonché l'autore di Easy Harp, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyharp.it. Questo è il canale YouTube di Easy Harp, se non sei già iscritto, ti invito a farlo. Oggi vi parlo di come suonare con una sola armonica in tre posizioni diverse nello stesso blues. Premetto, questo non è proprio un argomento adatto a chi insomma si è appena avvicinato al mondo della diatonica. Cosa bisogna già sapere? Beh, come funziona la struttura del blues, quindi qual è la progressione all'interno di un blues standard a 12 battute, come si alternano i tre accordi primo, quarto, quinto grado, ovvero tonica, sottodominante, dominante. E in più bisogna conoscere, diciamo, già abbastanza bene le tre principali posizioni dell'armonica, cioè la seconda, la prima e la terza. Allora, probabilmente la seconda posizione è la posizione favorita per suonare blues con l'armonica diatonica, ma se vi interessate del mondo dell'armonica blues, chiaramente anche ascoltando i dischi imparerete, avrete voglia di imparare a suonare anche in terza posizione e anche in prima posizione. Insomma, la prima posizione non nasce come posizione tipica del blues, ma con alcuni accorgimenti vi regalerà un suono molto particolare. Quindi se io mi so destreggiare tra queste tre posizioni, io adesso ho un'armonica diatonica in tonalità di Do, quindi sì, suonerà in, se suono in seconda posizione, io sono in tonalità di Sol e magari imparo a suonare la mia bella scala blues in seconda posizione, eventualmente anche altre scale. Comunque, seconda posizione sono in Sol. Ok, poi magari imparo a suonare qualcosa anche in prima posizione, e in prima posizione con l'armonica di Do sono proprio in tonalità di Do. E imparerò magari qualche riff sia sull'ottava alta, sfruttando bene le note soffiate e piegate, oppure sull'ottava bassa, dove andrò a cercare alcune note particolari. Eventualmente mi potrò anche muovere sull'ottava centrale, solo che lì per tirare fuori un suono un po' blues dovrò mettere in campo qualche overblow, in particolare sul quarto e sul sesto foro. Però diciamo, overblow a parte, focalizzando l'attenzione magari sull'ottava bassa, che è quella dove mi trovo comunque a muovermi di più sull'armonica diatonica, sono comunque nei primi quattro fori, qualcosa di interessante riusciamo a tirare fuori. Se poi insomma impariamo anche a suonare in terza posizione con l'armonica di Do, suoneremo in tonalità di Re, quindi magari imparo la mia a suonare qualche bella frase in terza posizione. Quindi con la stessa armonica, suonando in tre posizioni diverse e imparando queste tre posizioni in chiave blues, chiaramente io suonerò delle belle frasi blues in tre tonalità diverse, ognuna legata alla propria posizione. Quindi seconda posizione, belle frasi blues in Sol, prima posizione, bella frase blues in Do, terza posizione, bella frase blues in Re. Ma se noi suoniamo su un blues a 12 battute in tonalità di Sol, gli accordi su cui suoniamo saranno primo grado Sol, settima, quarto grado Sol, La, Si, Do, settima, quinto grado Re, settima, Sol, Do, Re, Sol, seconda posizione, Do, prima posizione, Re, terza posizione. Quindi, se noi colleghiamo l'accordo su cui stiamo suonando a una determinata posizione, che rappresenta proprio la tonalità di quella posizione, quindi siamo sull'accordo di tonica seconda posizione, partiamo dalla seconda posizione. Accordo sottodominante quarto grado, Do,
prima posizione. Accordo dominante, re, quinto grado, terza posizione. Quindi io posso muovermi tra le tre posizioni all'interno dello stesso blues, valorizzando proprio il fatto che sto suonando su un accordo particolare. Quindi sull'accordo di tonica potrò suonare una bella frase in seconda posizione, sottodominante prima posizione, dominante terza posizione. Allora, facciamo un esempio pratico. Allora, vado sul canale MCCD Sessions, c'è uno slow blues, una base, una backing track slow blues in sol, quindi proprio adatta a questo caso. Blues backing track, jam, ISB, slow blues in G, ve la linko in descrizione. Sentiamo come suona la backing track. Blues. Yeah. Allora siamo su una struttura 12. Stiamo passando al quarto grado, sottodominante per due battute. Torniamo in tonica. Benissimo. Una battuta, sottodominante, una battuta, tonica, ricominciamo, tonica, seconda posizione, qui c'è stato il quick change, vi ricordate, ve ne ho parlato, dove si è passato momentaneamente per una battuta sull'accordo di sottodominante. Adesso andiamo sul quarto grado, prima posizione, torniamo in tonica, seconda posizione, no? Armonica in do, blues in sol, dominante, re, terza posizione, sottodominante, do, prima posizione, tonica, seconda posizione, torneremo alla chiusura. Ok.
Adesso spero. Avete sentito che la melodia si muoveva? Bene, io cosa stavo facendo? Fondamentalmente stavo ben attento ai cambi di accordo e quindi cercavo di valorizzare proprio questa cosa. Fondamentalmente per noi diatonici significa cambiare posizione. Per qualsiasi altro strumento significa modulare sull'accordo, cioè quindi se io suono uno strumento cromatico non è che cambio posizioni, insomma su altri strumenti il concetto di posizione assume altri significati. Per noi che suoniamo la diatonica e quindi siamo abituati a cambiare strumento, per suonare in diverse posizioni, però alla fine abbiamo imparato a suonare in più tonalità, in più posizioni. Bene, quindi abbiamo imparato a suonare, possiamo utilizzare questo stratagemma, chiamiamolo così, dove cambiamo posizione all'interno dello stesso blues nel momento in cui cambiamo accordo. Questo non vuol dire cambiare tonalità in questo caso, ma stiamo suonando sull'accordo. Se stiamo suonando su un do settima, stiamo sfruttando la posizione che ci fa suonare in do settima, cioè la prima. Se stiamo suonando su un sol settima, stiamo valorizzando la seconda posizione. E la stessa cosa per la terza. Allora, questo però chiaramente all'inizio può risultare un po' complicato, ma non lo è. Sentite che però io sono quindi in grado di costruire un fraseggio molto più ricco, più articolato. Questo è molto interessante, poi viene l'appetito, viene mangiando chiaramente. Quindi, concentratevi su questo aspetto, suonare in tre posizioni diverse nello stesso blues e poi vedrete che alla fine il concetto chiave è state sfruttando sempre la stessa armonica, non state cambiando armonica. Non è che io adesso per suonare in do, in sol, in prima posizione prendo l'armonica in sol. Beh, questo sì, potrei farlo, ok? Ma avrei tutto un altro tipo di risultato, ok? Quindi non voglio suonare un blues in sol in terza posizione con un'armonica quindi in fa. Avrei tutto un altro risultato. Io parto in seconda posizione, ok, finita la backing track, proprio in coda al discorso. Io parto in seconda posizione, poi mi sposto su altre posizioni per costruire dei fraseggi interessanti, chiaramente valorizzando l'accordo, ripeto, su cui sto suonando. Quindi, se sei già ben dentro il discorso dell'armonica diatonica e ti interessa sviluppare ulteriormente le tue capacità, anche improvvisative, entra in quest'ottica. Comincia a spostarti tra una posizione e l'altra all'interno dello stesso blues, con la stessa armonica. Bene, questo era il video di oggi, spero che vi sia piaciuto, che vi sia utile. Se così è stato, magari lascia il tuo like. Se non sei già iscritto al canale YouTube di EasyHarp, ti rinnovo l'invito a farlo. Iscriviti ora e clicca anche sulla campanellina per ricevere gli aggiornamenti quando pubblicherò un nuovo video. Ti ricordo che puoi seguire EasyHarp anche su altri social, Facebook, Instagram, il canale Telegram di EasyHarp, ma soprattutto se non l'hai già fatto ti invito a visitare EasyHarp 2.0, la tua scuola di armonica blues, online sul sito www.easyharp.it, dove trovi una vera e propria scuola di armonica blues online, realizzata dal sottoscritto, la prima in Italia, con tanti corsi divisi a livelli, la possibilità di sostenere gli esami per certificare il livello raggiunto, armonica blues, standards da studiare, insomma tutti gli elementi fondamentali per imparare a suonare correttamente l'armonica diatonica in direzione blues, ma tutti questi elementi ti saranno indispensabili e utili per allargarti su altri generi musicali. E ricordate che imparare a suonare l'armonica è facile con EasyHarp. Take it easy, EasyHarp. Ciao, saluto tutti!